it now and fulfill your daddy. Your daddy. Your daddy. Step forward now and fulfill your daddy. La storia di South Park, il bastone della verità, è stata scritta dagli stessi ideatori della serie animata e i risultati si vedono. La vicenda comincia con l'arrivo in città di un nuovo ragazzo, destinato a sconvolgere gli equilibri del sobborgo americano. Tutti i bambini di South Park sono infatti impegnati in un gigantesco gioco di ruolo e si trovano divisi in due fazioni. L'oggetto della contesa è il bastone della verità, un semplice pezzo di legno che nell'immaginario dei ragazzi rappresenta un artefatto di grande valore, ma la storia si presta a molti capovolgimenti e sorprese. Tra rapimenti alieni e agenzie governative, la trama del bastone della verità è insomma perfettamente riuscita e certo non deluderà i fan della serie. South Park, il bastone della verità, comincia come ogni buon gioco di ruolo con l'editor del personaggio, completo di tutto quello che ci si potrebbe aspettare da una produzione curata, e poco dopo con la scelta della classe, che a guerriero, mago e ladro affianca, tanto a confermare come la satira sia sempre ai livelli di guardia, l'ebreo. Dato che non vi sono vere limitazioni relativamente all'equipaggiamento, la scelta andrà semmai ad influire sulle abilità speciali che si potranno usare in combattimento. Gli eventi portano il giocatore a esplorare liberamente la mappa di South Park, riprodotta in un'estensione di tutto rispetto, al punto da rendere necessario un sistema di trasporto rapido. Chi lo vorrà potrà andare dritto per la quest principale, ma indugiare per le vie della città porterà alla scoperta di un grande potenziale altrimenti sprecato. Per quanto la pura e semplice trama sia destinata a durare tra le 8 e le 10 ore, il bastone della verità offre infatti un gran numero di queste secondarie, in grado di raddoppiare quasi la durata complessiva. In alcuni momenti il gameplay è molto guidato, con le indicazioni sulla mappa molto chiare, ma vi sono diverse situazioni in cui starà al giocatore trovare il modo per proseguire, anche risolvendo piccoli puzzle ambientali che richiedono l'impiego della famigerata petomanzia e la possibilità di distruggere alcune parti predefinite dello scenario. Il bastone della verità è un gioco che ama farsi esplorare e sa dare molto in cambio ai più curiosi, soprattutto in termini di missioni secondarie e loot. Gli sviluppatori hanno infatti lavorato moltissimo su quest'ultimo, creando un'infinità di oggetti, armature e armi di ogni foggia e nome. In altre parole, Obsidian punta tutto sulla varietà e sul prendere in giro meccaniche ben note seppure riproponendole e facendo. Dai quick time event allo stealth, le missioni continuano a variare l'offerta, tenendo la noia decisamente alla larga. I combattimenti di South Park e il bastone della verità si svolgono secondo la tradizione dei turni, aggiungendovi una formula a incontri che ricorda vagamente i JRPG. Vi saranno infatti una serie di combattimenti inevitabili e altri facoltativi. I nemici mediamente correranno incontro al giocatore, ma sarà possibile evitarli oppure sfoltirne le file preventivamente, sfruttando a proprio favore l'ambiente. Una volta dato il via ad uno scontro, invece, ci si sposterà ad una visuale dedicata nella quale non sarà più possibile muoversi, ma solo attaccare o fare uso di oggetti a turno. Per quanto dunque molto semplificata rispetto a quella vista in altre produzioni, la formula a turni si contraddistingue per il massiccio utilizzo di buff e debuff, i quali finiscono per condizionare la strategia da adottare. Comunque si decida di attaccare e anche nel caso della parata, si verrà chiamati a completare dei piccoli quick time event, premendo un tasto alla comparsa di un luccichio sull'arma o sul personaggio. Inizialmente, distratti dalle coloratissime animazioni, questo sistema potrebbe richiedere un po' di abitudine, ma nel complesso ci ha convinto. Aggiunge un pizzico di abilità e mantiene sempre attivi sul pad, sebbene alcuni potrebbero lamentarne l'importanza assoluta per avere successo in battaglia. Sebbene il combat system sia effettivamente piuttosto profondo, il principale problema è rappresentato da un livello di sfida molto basso. Soprattutto da un certo punto in avanti, la consapevolezza di poter superare gli scontri senza troppi sforzi si rinsalderà e finirà per rovinare in parte la tensione verso il prossimo scontro, lasciando alla storia e alla voglia di esplorare il compito di mantenere viva l'attenzione. Inoltre, per quanto la varietà non manchi mai e si apprezzi lo sforzo da parte degli sviluppatori nel proporre di continuo nuove idee, non tutte le quest presentano la stessa qualità, con l'unica scusante rappresentata dalla grande quantità con cui esse si presentano. Non aiuta in questo senso il design dei menu e delle interfacce relative all'utilizzo delle abilità fuori dal combattimento, decisamente spoglio e affrettato, così come scomoda a tratti risulta la navigazione di certe ambientazioni. Come ormai ben noto, 5 scene di Il bastone della verità sono state censurate in Europa, sostituite da una schermata fissa abbinata a un testo che spiega quanto sta in realtà accadendo. Nel complesso, l'operazione risulta un po' bizzarra e fuori luogo, soprattutto relativamente ad un gioco nel quale, per circa 20 ore, non si parla d'altro che di crocchette di merda, caccio cappella e cazzi finti. South Park Il bastone della verità è la prima bella sorpresa di quest'anno. Peccato per un livello di sfida davvero basso e per qualche caduta di stile nel game design, ma la varietà delle situazioni di gioco, la libera esplorazione e le molte quest secondarie fanno di questo gioco uno dei tie-in meglio riusciti di sempre.
La cittadina di South Park è un luogo adatto non solo ai fan della serie, ma anche a coloro in cerca di un intrattenimento un po' diverso dal solito, a patto naturalmente di avere l'età e lo spirito adatti a godere della satira sboccatissima e senza sconti per nessuno.